un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Padotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli essenti storie, questi sono grechi, sempre. Grechi? E no, poi dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricortico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Sì. Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallina. Mi ha dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire, corri, vieni in guardia. I like, a cara e vecchia paiga, corri. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Mon Amour, cacca da bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Padotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli essenti storici, questi sono grechi, sempre. Grechi? E no, poi dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricortico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo. Sì. Aspetti. Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallina.
mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Highlight, la cara e vecchia paiga, Cori. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca da bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo servizio per colibri da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9x9 sarà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Chi è senti sto io, questi sono grechi, sempre. Grechi? No, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i contro coglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona. Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo. Sì. Aspetti. Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio, pacchi! Aspetti. Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no? Come devo parlo? Je, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con Pallini. Buonasera a tutti, bentornati o benvenuti al mio canale. Questa sera appuntamento irrinunciabile, come dico sempre, con Baldur's Gate. Anzi, cominciamo subito senza tanti troppi preamboli, visto che poi avevamo una situazione molto particolare in sospeso. Ciao! Oh, vedi? Hai provato 2 anni il saluto adesso di l'astronauta. Ciao, ciao. Come andiamo, Lu? Come ti sta? Piacere? Come si chiama? Starfield? Mercoledì gli do pure io, mercoledì sera, lunedì sposto Baldur's Gate, ci metto lunedì Baldur's Gate, mercoledì famo appena esce, cioè appena esce per noi, non abbiamo preso l'edizione deluxe o come cazzo si chiama, di contenuti premium, ma come cazzo si chiama. L'altra volta eravamo arrivati nella palude seguendo un po', diciamo, l'esplorazione così un po' a naso, perché quella dobbiamo fare, visto che abbiamo diversi obiettivi. Abbiamo aiutato Karlak, che è questa tiefling che è sfuggita dall'Avernus, che ha una motrice al posto del cuore, e abbiamo trovato dei pezzi di ferro infernale per poter contenere un po' sto calore che prima o poi gli sarebbe esploso nel petto rischiando di ucciderla. Gira che ti rigira, vedo 2 fratelli che si sono persi la sorella e accusavano sta vecchia che gliel'avesse sequestrata lei. Ma questo non l'ho visto la volta scorsa. Abbiamo scoperto che più o meno è così, perché poi noi nella partita precedente l'abbiamo fatta sbroccare sta vecchia, l'abbiamo fatta trasformare in un mostro della palude. Un orezzo putrido di assedi alle narici. Sul fondo giace una spropositata quantità di carne marcescente. Come se uno ci avesse qualche dubbio. Bevi dal pozzo, ma che sei pazzo? Una dirigente come Alderiana non le fa ste cazzate. In realtà io non è che sarei tanto convinto di farla su. Io mi vorrei ammazzare subito i cappuccetti rossi. Ma mi piace, però ha dei difetti molto importanti.
Prima fra tutte le missioni, non hanno livelli, quindi non sai se tua qualità nemici è di livello 30 o se è di livello 10. Stamattina l'ho sprecato tutto su una missione del genere e alla fine l'ho dovuto abbandonare. Ma quello a me non mi dispiace, sai, in generale. Perché i giochi che ti tengono sempre per la manina sono belli e ci vuole. Io vorrei pure poter scegliere magari se fa... In alcuni giochi è eccessivo, tipo in Assassin's Creed ci stanno proprio le opzioni che ti dicono che vuoi livellare, la differenza massima dei livelli per i giocatori è questa e quella. Io ho sempre detto di no, io ho sempre voluto fare, e là è limitato, no? Però sì, capisco che vuoi dire, ci può stare. Però insomma, questo è il difetto più grosso che mi hai scritto, quindi sento che è quello che ti dà più fastidio. Dove stanno i cazzetti Babbo Natale qua? Oppure mi fa... è questo? Stiamo un po' qua. Gandrel, ma che nome morbido che c'ha. Prima deve fare schiaffi, e tanto lo sapevo che ci aspetta se fanno schiaffi. Vediamo che... Guarda che trono. Non vedi trupi, mi pare questo. Straniera. Perdona la Roma. Senti una zaffata di qualcosa di ripugnante, metallico e giacciastro. Perdona la Roma, rampicante di ferro in polvere. Guarda che tipo, un vecchio trucco da cacciatori. La maggior parte dei mostri ci penserà due volte prima di trasformarsi. Sei un cacciatore di mostri, sono sorpreso. Pensavo che tutti i ghoul fossero dagli agolimi vagabondi. Sì, Max, magari ci metti un'ora per arrivare a un posto e poi i nemici troppo forti non puoi fare nulla. Come quick save a cazzo, difatti, tipo fatti un secondo prima che muori. Bei momenti per tutti. Ci penserà due volte prima di trasformarmi in un pasto. Resta in silenzio. Scusami, ma chi o cosa è un ghoul? Sapevo che fossi un'idiota, ma anche razzista, sono scioccata. Ignora l'elfo, parla troppo. Dovresti ascoltare il tuo compagno. La prossima volta ti metterò in guardia perché la mia gente può maledire la tua mucca. Finché dia solo latte acido, indurre tua figlia a seguire una vita di vagabondaggio. Che tipo. Vorrei avere metà del potere che voi gente stabile pensate che possediamo. Purtroppo sono un semplice nomade. Un semplice nomade e cacciatore di mostri. Ma non sono uno sciamano guaritore o un tagliacuore. Quindi è un gitano lui. Più che altro il mio errore è che devo fare il più principale, almeno all'inizio. Sì, magari sì, magari sì. Non sempre è percepibile qual è quando è il momento di poter vivere una bella vita, però ci può stare. Per esempio pure in No Man's Sky, è che è molto più blando da quel punto di vista della sfida, ovviamente, no? Però a che mostro stai dando la caccia? Se fossi un tagliacuore non lo ammetterei neppure io. No, facciamoci i cazzi nostri, lei. Qualcosa di terrificante, senza dubbio. Un drago, un ciclope, un kobold. Nulla di così tragico. Sto dando la caccia ad una progenie vampirica. Oh, il suo nome è Astarion, ma temo che si sia nascosto. Spero che la megera di questa terra possa aiutarmi a scovarlo, se per permettermi il suo prezzo di sangue. Mazzo Peppe. Però davvero, penso che per fare tutto 200 ore come minimo. Ah, vedi. Però ci può stare, eh. Com'è? Come dinamica, come ti sta a piacere, come il loop di gameplay, quello che stai a fare, se si ripete un po', oppure se è variegato, se... Quando troverai questa star... Ma io sto giocando con Stario o no? Ah no, sto giocando con lei, perfetto. Quando troverai questa Stario lo ucciderai? Non questa volta, i miei ordini sono di catturarlo. E portarlo dove esattamente? Baldur's Gate, la mia gente mi aspetta lì. Eccolo qui, questo è Astarion, no? È orientale per noi, buona fortuna con la tua ricerca. Thank you. Grazie, trattando con una megera mi servirà tutta la fortuna possibile. Che la vostra strada sia tranquilla. Cioè, questo sta cercando Astarion, questo ce l'ha mandato. Questo l'ha assoldato sicuramente quel... Il suo padrone, che adesso non mi ricordo come si chiama. Vediamo un po' se riusciamo a estrapolarlo da qualche parte. Ispirazione. Compagni. Ah,
Abbiamo scoperto che Astarion è stato assassinato da un nomade Gur molto tempo fa. Il signore dei vampiri Casador è giunto in suo aiuto e trasformato in progenie vampiriche. Ah, ok. Quindi c'entravano già i Gur. Schiavo della famiglia Zar, Casador. Ok, a posto. Dinamica bellissima, cioè allora di per sé le missioni sono sempre quelle: cacciatori taglia, esplora un pianeta, aborda quella nave, porta quelle sostanze. Però ne sono talmente tante di diverso tipo che se tu ti alterni non te ne vai mai. Ottimo. Ottimo. Già per me questo già è buono. Sono curioso, mo sono curioso. Che faccio? Non ammazzo subito sti nanerottoli oppure mi faccio i cazzi miei e proviamo a fare un dialogo con la vecchia. Ah, qua si è passata un'altra. Proviamo a dividere come sempre un po' le cose. Lui lo mandiamo qua. Vediamo se ci va, eh. E lo faccio mettere qua sopra. Eccola, guarda, ci sta per farmi. Ma come? Che è possibile? Ma che cazzo è quello? Ah, perché c'è stata la fratta, tu sei stata la fratta. Ok. Poi entriamo dalla parte principale. Vediamo che succede. Cioè, non so che succede, ma innanzitutto sa un po' un quick save. Oddio. Le missioni esplorano un pianeta del 100%, che è il tipo di missioni più lunghe, perché devi per quel pianeta scannerizzare tutta la fauna e la flora, come il nome Sky. Già solo quella missione ti porta via 3 ore. Però le missioni e esplorazioni saranno sempre uguali, ma se te le alterni ad altri tipi di missioni non ti annoi. Prende un nome Sky in formato un po' più RPG, diciamo. Che nome Sky è tutto diverso, no? Questa l'abbiamo vista l'altra volta, eh. La vuole, la sta mettendo all'ingrasso, praticamente. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two. So get to it. If it isn't the cheekiest pop of them all, you'd best have one hells of an apology for me, Petal. Non avrei alcuna scusa da me, Megera. Ah, I do like the mouthy ones. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. Ma fai schifo. But I think you and I could have a bit of fun together. Sì, esatto, che te ne fai un'esplorazione, poi fai la caccia, poi una missione fazione, poi una missione principale, poi una missione contrabbando. I won't say it again. Hmm? Watch that tone, sweetie. You want to be in my good books, trust me. Ci proviamo a ammazzarla, ma... wriggler in your head isn't going to get its damn self out, is it? No, but it is yours. And if I were you, I would be very concerned. I can tell you're almost done cooking. You know, you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Good luck with that. But don't you fret, Petal. I'm sure you'll make a very pretty mind flare. Mi pare strano, se no ci saremmo trasformati, no? Come now, Marina! Time to go! Tormentum! Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. Beh, vediamo se ci riuscivo, eh. La porta a chi la fa... Allora, Astarion gli fa tirare il freccione di su... Ah no, prima... questo. Non mi dica, non la vedo. Ah no, lei sparisce, che coglioni, già. Lei sparisce. Annaggia il puttanazzo, e mo? Non mi ricordavo che sparisse, che cazzaro. Manco c'ho qualche cosa per rivelarla.
Devo passare. Chiudi. Poi ci mettiamo roba davanti. Dove cazzo stava questa qua? Ma io l'ho presa. Qualcosa gli ho fatto. Tipo oggi a me mi è andata male che una missione caccia taglio ho recuperato un oggetto di contrabbando che se venduto mi dava un botto di sacchi. È arrivato però fuori dal pianeta. Le guardie mi hanno scannerizzato la nave intimandomi di arrendermi perché trasportavo un carico illegale. Ho provato a scappare. Selina, suspense. Suspensino. Come ti faccio una domanda quando hai finito, eh? Sarebbe stato meglio affrontare questi, no? Per esempio. Quattro navi di sbirri livello 30 li hanno disintegrato prima che potessi bestemmiare. Eh certo, ma tu in quel caso gli dovevi dare l'oggetto. Ma lei scappa. Lei scappa, infatti mi ricordavo sta cosa. I can't have gone far. Mi ricordavo che scappasse. Do the unexpected. More scurvy. Cerchiamo di farli il prima possibile questi rompani coglioni, per torta mi hanno spawnato. Questo per far dropkick farite veramente. Eh no, cioè se riarrendi non solo consegni l'oggetto, ma ti fanno pagare anche una multa molto salata. Eh beh, certo, sì, giusto, giusto. È giusto però. Non mi posso muovere, guarda. Mi fanno l'attacco d'opportunità, se no. È giusto però, no? Ottimo. Quando sono più fresco non c'è niente da fare, tutta un'altra camminata. Per ora sono troppo basso di livello per fare. Ma il contrabbandiere, come si dice? Se non vuoi. Se non ce la fai a sopportare la pena, non te ci metti a fare il reato. Ci sta. E vai. Ma qua pure perché c'è lui che sta sopra, quindi già. Vedi? Riassegna? Come faccio a riassegnarlo? C'è stato il modo per riassegnarlo? Ah, eccolo qua. Il marchio del cacciatore è fondamentale perché gli leva un sacco di... Se hai domande chiedi pure. Mo te domando. Te devo domandare della roba. Una roba te la devo domandare, aspetta. A me fa... Fammi fa qua, aspetta, Adesso provo a spingere sto stronzo. Col cazzo. Beh, gli faccio la botta. Saperlo facevo subito prima così, no? Aspetta, che mo c'ho delle domande. Però prima voglio finire sto combattimento per... 1D8, vai. No, perché ho chiuso, vabbè.
Non fa niente. Swift and lethal. Vabbè, preparo lo swing qua quasi quasi, visto che ho chiuso la porta. Dov'era? C'è stato un coso per preparare l'attacco? Questo è il super salto, questa è la manipolazione. Boh, ce l'avevo io sta roba. Bello. Sbaglio di dire una freccia e poi richiudo, va. Scusi, che ha visto una vecchia? Oddio, che è? Ah, quando fa sti cosi neri mi mette paura. Per il resto lui, a parte mo Starfield, è tutto a posto, no? Tutto regolare, diciamo. Ho fatto una cazzata a chiudere la porta, perché mo lui mi senza fare un po'. Qua c'è star fango. Sempre enorme dotato, a posto. Allora non ti ammazza nessuno. Io questo non ho capito se che fa veramente, guarda. Qua non hai capito. Già è meglio. Questo una volta al turno lo devo fare praticamente, lo posso fare. Aspetta, lui, che c'è pure una domandina su. Su una cosa che inavvertitamente ho letto oggi. Che non ho capito quanto può essere poi. Arrivo da qua senza scendere. No, qua nemmeno, quasi. Io ho un'immagine che non la posso far vedere perché non c'ho l'approvazione di chi me l'ha mandata, ma quando la potrò far vedere penso che ci sgareremo proprio da matti. Anzi, fammici guardare, metti caso mi ha detto di sì. Però la mostro solo sui social quella. Ha 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 ha!